Palazzo. Sì. Adesso se venisse a farmi vedere il grafico del quello del professor Bodini. Questo, ecco, questo grafico che abbiamo estratto con indicibili sofferenze, con morti feriti, ci indica che quando il pozzo di Fontanino viene pompato, ed è quello più in alto, per intenderci Fontana del Bosco, c'è un calo nell'acquedotto di Masanti di circa il 50%, anche se è dall'altra parte del monte, e scopolo del 15% anche se a 280 metri. E come vedete non c'è risalita. Se avete la pazienza di leggere lì sotto vedrete dei punti interrogativi che sono pesanti come macigni. Cioè questo pozzo, se viene concesso, penso che qualche soluzione di legge ci sarà. Nonostante tutto questo, l'ineffabile sindaco professor Squeri ci dice che va tutto bene e che se dovessero intervenire ulteriori richieste di autorizzazione di mulgere acqua non mancherà di far avere la sua autorizzazione. Quando sono entrato in ambiente facile mi ha detto non calcolare la politica o altre cose, calcola i fatti. Evidentemente c'è qualcuno che non calcola i fatti, ma va, diciamo, ad intuito. E altre cose, andiamo un po' in politica. Voi dite politica, non sono politico. No, infatti non sono politico. Allora, sulla voce di Parma del 3 ottobre 2007 c'è scritto questo. Dice: la Nord è pure in contatto per i suoi programmi di captazione con la comunale della stessa Livella e anche Masanti, aggiungo io, ma subito qualcuno ha obiettato che il presidente del consorzio delle comunali e palmesi e l'attuale vicepresidente della provincia di Luigi Ferrari, che al di là della sua correttezza personale si viene a trovare in palese conflitto di interessi, essendo la provincia parte del protocollo che deve decidere sulla richiesta captazione dalle fonti del Montepel. Bene, abbiamo chiesto appuntamento con il signor Bernazzoli, l'abbiamo chiesto tre volte, non c'è mai stato concesso. Noi votiamo e in primavera state certi che ci ricorderemo non degli amici, quelli ognuno se li sceglie come crede, dei nemici sia a livello locale sia a livello provinciale. Un altro documento per gli amici che lavorano alla Nord è stato dato al consigliere Chiappari. Allora, c'è un insieme di cose che, sulle quali è meglio sorvolare per evitare polemiche sia con l'azienda sia con il sindaco, però c'è un pezzo molto importante. Facendo giustamente pressioni sugli organi istituzionali, noi facciamo pressioni da una parte, loro giustamente fanno pressioni dall'altra, dicono: se questa nostra richiesta non dovesse essere autorizzata, ci vedremo costretti a rivolgere presso gli altri siti produttivi del gruppo Nord gli investimenti da noi programmati. Qui non c'è scritto che tutto una volta, questo per tranquillizzare le persone. Mentre invece in un pezzo di carta c'è un responsabile che avremo solo la iniziale, questo è un documento pubblico, potrei fare nome e cognome. L'iniziale del cognome è di informa circa le tensioni fra gli oppositori della Nord e i lavoratori. Io dico, sì, di modo sono delle macchine incendiate, ma anche non l'ho vista. Non credo succederà. Sottolinea come il clima sia piuttosto pesante e come la popolazione sia allarmata nonostante l'attività non abbia mai arrecato danni. La popolazione è allarmata, giustamente, ma gli allarmi sono quotidiani per molte cose. Chiede di velocizzare le procedure. Noi non abbiamo mai fatto queste cose. Queste pressioni, secondo me, non vanno fatte. È una questione di trasparenza che va messa in conto. A Scopolo, nel 1909, circa 10, sì, c'è stata una frana per cui hanno evacuato il paese. Come vi ho già detto, quando si pompa, e mi riferisco in particolare a Fontanino, ma anche il Pozzo Veda, che è dentro lo stabilimento, è sopra una frana, ce lo dice l'Istituto Geologico della Regione, che lavora anche per molte nazioni estere ed è preparatissimo.
mentre in provincia, ce l'ha detto davanti al Consiglio Comunale, il dottor Poggio lavora metà giornata per diciamo le acque minerali e metà giornata per altre faccende della provincia. Secondo me è da tenere in considerazione il fatto che muovere su una frana, io non voglio essere nefasto, ma nel passato in Veneto ci sono stati molti problemi, non è stato valutato neppure questo, palla lunga e pedalare. Vediamo un po'. Allora, la sorgente storica di San Fermo ha quattro sorgenti piccole e parlo per i Masantini e Fontanino. C'è una sorgente che non si sa per quale arcano motivo, ce lo spiega il dottor Zucchi nelle sue pregevoli letterature, che giustamente vanno rispettate perché è un ottimo professionista. La fonte numero due non viene utilizzata, ma il motivo non ce l'ha spiegato nessuno, anche qui nessuno ci dà risposte. I politici che sono assenti questa sera sono molto bravi a muovere la bocca per quanto riguarda le autopropagande e tagliare i nastri. Quando si tratta di dare risposta alla popolazione che paga le tasse, sono molto evasivi. Comunque, dal 2005 al 2007, le sorgenti di San Fermo sono dati ufficiali dati dalla Nord alla provincia, sono questi, c'è stata una diminuzione del 15% dell'acqua all'uscita, da 10 litri al secondo a 8,5. Il personale nel 2005 fisso, perché noi mangiamo tutti i giorni e tutti quanti mangiamo tutti i giorni, quindi stagionali io personalmente non li considero, non perché siano fantastici, ma perché considero la loro posizione in maniera preoccupata, perché non vorrei esserci io. C'erano 15 persone nel 2005, nel 2007 ce ne sono 14, fa 6%. I litri lavorati, al contrario, sono aumentati del 12% dal 2005 al 2007. Quindi l'azienda giustamente fa il suo e porta a casa i suoi soldini. I dipendenti calano e l'acqua cala. Non andiamo bene. Va cambiato qualche cosa in questo discorso. Che altre cose dire? La provincia di Parma, sempre tornando al protocollo, scusate se salto, ma io non nasco imparato, faccio quello che posso. Abbiamo chiesto dei documenti relativi a un verbale del protocollo del 17 di dicembre. Il 28 di febbraio non c'era, due mesi per fare un verbale, c'erano 6-7 persone. Evidentemente i motivi che io ho spiegato, la regione e l'università che non erano d'accordo, e questo è una presa per i fondelli, perché se si fa un protocollo d'intesa e si chiamano persone e non si ascolta il loro parere, si lasciano a casa. Non dico chi me l'ha detto, ma me l'ha detto qualche organo istituzionale. Chi me lo fa parte, dice, avrei tante altre cose da fare. Tornando alla fantastica determinazione del dirigente, guarda se riesce a farmela vedere, quella l'ultima di 27 di giugno, dovete sapere che la Nord è diventata un partito politico. È venuto? No. È entrata in un comitato politico dentro il protocollo d'intesa. Non si sa a che titolo sia entrata in un comitato politico, perché a me sembra un'industria. Ce l'hanno messa. Mi sembra una cosa, anche questa, veramente incomprensibile per noi profani. C'è stato un parere della regione qui, che adesso vedremo di cosa si tratta, un servizio tutela e risanamento acqua che non è competente per quanto riguarda le acque minerali. Non si sa che titolo sia entrata, anche questa è una magia con i conigli dal cilindro che ha utilizzato probabilmente la provincia. L'USL di Borgotaro, che non è sicuramente nostra amica, e sponsorizza, e ci sono le documentazioni delle riunioni, anzi la Norma sponsorizza delle riunioni insieme alla Scumato, e ci sono le documentazioni,
relativa ai conti dell'USL della provincia di Parma. Questa promiscuità a noi non piace, a noi